Benvenuti in questo nuovo video. Questo qua sarà il video come si fanno i musical di parte 3. Ribadisco per la terza volta che non è un tutorial, solamente vi do dei consigli che secondo me possono essere utili per chi ha le prime armi. Non è un tutorial, non sono bravissima a farli, però insomma mi diverto, è un passatempo carino, insomma, quindi appunto non è un tutorial. Non voglio dire, oh mio Dio, che brava che sono, oddio, imparate da me, no, voglio solamente appunto darvi dei consigli. E niente, detto questo, vi voglio anche annunciare che questa sarà l'ultima volta che faccio il come si fanno i musicali, perché è la terza volta e non so più che consigli darvi. E poi bene o male sono quelle le cose fondamentali e magari questa tipologia di video dopo un po' stufa. Però insomma mi avete chiesto la terza parte, quindi detto che avevo qualche ultimo consiglio, ho deciso insomma di registrarla comunque. E magari farò altri video su musicali, ma non appunto un come si fanno, o comunque i consigli. E niente, io direi di iniziare. Se i miei capelli non collaborano in questo video, scusatemi, ma non so come metterli. E niente, iniziamo. Allora, per chi non sa cos'è Musical.ly, però credo che ormai tutti lo sappiano, Musical.ly è un'app molto carina che qua in Italia è sbocciata, tra virgolette, verso quest'estate. C'è già da un bel po' di tempo, solamente che prima era usata più che altro in Germania e in America, ora si sta espandendo un po' in tutto il mondo, tra cui anche in Italia. E niente, allora, vi lascio giù nell'info box il link agli altri due video su Musical.ly, in cui vi spiego maggiormente come si usa l'app, invece qua vi darò proprio dei consigli veri e propri. Vi ringrazio anche perché siamo arrivati a 90.000 fan su Musical.ly. Ora insomma vi metterò il mio profilo, così che se non mi seguite e volete andare a seguirmi, insomma vi do il nome così che possiate andare a cercarmi. E niente, comunque grazie mille per appunto i 90.000 fan. Allora, inizio subito, prendo una canzone totalmente a caso. Allora, prima cosa, i musical si possono fare in verticale e in orizzontale, come le foto. Poi, se volete potete farlo anche storto, però di solito si fa o in verticale o in orizzontale. Ok, ora vi mostro il Musical.ly. Avete visto che ho fatto degli strani movimenti, ad esempio buttavo giù il telefono e poi lo riprendevo da sopra e tipo cosa? E niente, come avete visto dal Musical.ly, è un effetto un po' particolare, però comunque molto d'effetto e sembra una cosa tutta complicata, ma in realtà fate due manovre strambe e viene fuori. E bisogna fare così, praticamente lanciate in giù il telefono, lanciate, lo tenete ancora bene, però lo abbassate, quindi qua ci sarà una parte per farvi vedere, giù, con una certa velocità, perché comunque usando veloce, che è un po' più lento di normale, se non sapete cos'è guardate il primo video in cui ve lo spiego. Dato che dobbiamo usare la canzone un po' più lenta, però che poi è uguale alla fine, dobbiamo comunque usare una velocità abbastanza rapida, perché altrimenti dopo viene troppo lento e non viene un bel effetto. Quindi siamo andati giù, e ora ripartiamo da sopra, circa altezza testa. Ok. E questo era un primo trucco, ora faccio un po' passare. Si può fare anche storto, diciamo, quindi partite, lo fate sopra e poi riprendete da sotto. Ok, ora prendete da sotto. Ok, faccio passare ancora un po' di tempo per poi far vedere il distacco. Ora c'è un'altra manovra, diciamo, che si chiama, mi sembra, tornado, che è praticamente la stessa cosa, però come se dovesse fare un giro a 360 gradi attorno alla testa. Quindi arrivate circa a posizione orecchio. Ok. Prendete dall'altra parte dell'orecchio.
Ok, rifaccio perché non mi è venuto molto bene. Ok, faccio passare ancora un po' di tempo. E poi ci sarà il giro. Allora, vi ho spiegato nella prima parte di musical come si faceva, quindi quello di qua. Si può fare però anche dall'altra parte, quindi storto che parte di qua e poi torna appunto dall'altra parte. Quindi prendo. Bene o male, questi sono i trucchetti che ho usato nel musical che abbiamo appunto fatto precedente a questo. E ora ve li mostro. Allora, sembro praticamente letteralmente una pazza, perché parlo, poi faccio un giro, parlo, poi faccio un giro, parlo, poi faccio un video. Però, faccio un giro, però, vabbè. Spero abbiate capito qualcosa. Poi, come altri consigli, vi do quello di fare un musical quando c'è una luce abbastanza carina, perché, insomma, allora, i movimenti saranno sicuramente più visibili che in un musical buio. Inoltre, è anche più bello alla vista, colpisce di più. Ci possono essere anche i musical dei sound, quindi delle canzoni, che praticamente hanno la musica tunz tunz, come si chiama, che hanno una musica ritmata invece che cantata, e lì solitamente si fanno tipo delle specie di foto, e ora vi mostro insomma quello che intendo. Vi faccio sentire la canzone che intendo fare. Ecco, nell'ultima parte solitamente si fanno delle foto, quindi, ok, posizioniamo. Faccio schermo nero per poco. Di nuovo. Ora farò così mentre riprendo. Come avete visto, ho fatto una specie di impatto. Vado su lento, che fa il video rallentatore, e sorrido, faccio qualcosa. Ok, ora faccio le foto, quindi nero, foto, nero. Cos'era? Non lo so. No offense, but I really don't care. Questo era l'ultimo consiglio barra trucchetto che vi do oggi. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettetemi un bel like, iscrivetevi, commentate, condividete, insomma, fate quello che volete. Vi ricordo di seguirmi su Musical.ly e vi ricordo inoltre di andare a seguirmi su tutti gli altri social linkati. Io e Stitch vi mandiamo un grosso bacio e alla prossima. Ciao!